Grazie Giussi, un buongiorno a tutti. Come al solito vi chiedo un brevissimo feedback sulla qualità dell'audio, invece sulla qualità del video. Purtroppo io la videocamera deve aver avuto qualche problema perché sono in questo splendido violetto che insomma già dall'altra volta caratterizza questa immagine. Ecco, ok, audio ok, alzo un po' il volume, quello è un po' il problema della mia voce, non è una voce squillante come mi piacerebbe avere. Allora, intanto non riuscite a sentire nulla, alcuni dicono ok, alcuni dicono che sentono male. Allora, audio bene, video bene, quindi vuol dire che se non sentite proprio bene o bisogna un po' alzare l'audio delle vostre casse. Perché in altre situazioni l'audio pare essere buono, quindi io comunque cercherò di parlare abbastanza a un volume abbastanza sostenuto. Allora, prima di iniziare con il whistleblowing, che è l'argomento di oggi, volevo intanto ringraziare quanti di voi mi hanno scritto in mail o insomma in cui ci siamo sentiti per il webinar della volta scorsa. In particolare, non so se c'è adesso Simone Chiarelli che mi ha inviato una segnalazione di una sentenza della Cassazione che in qualche maniera riprendeva un po' l'argomento di cui avevamo parlato la volta scorsa e confermava un po' insomma, le ipotesi che ci stavano lì dentro. Ecco, Simone, ci c'è. Grazie, comunque è molto prezioso il tuo contributo, quindi sei il benvenuto. E, tra l'altro questa sentenza poi Simone credo l'abbia pubblicata su un suo sito, credo. Se vuoi condividere il link, se ce l'hai a disposizione, lo puoi fare direttamente in chat. E questa era una sentenza abbastanza, tra virgolette, divertente perché si trattava di doni molto modesti. Ad una prima esplorazione si trattava di due maglioni dati a un funzionario pubblico per l'espletamento, per aver come compenso per un'attività svolta. Quindi, insomma, stiamo parlando insomma, dei buoni di modico valore che però, se stanno nello schema della compensazione, comunque sono da considerarsi vietati in qualche misura. Ok, prendiamo sempre un po' di minuti per arrivare a un numero congruo di partecipanti. Ora siamo a circa 130. Ecco, Simone ha messo il link, quindi quando alla fine, magari se volete, potete andare a consultare questa interessante sentenza della Cassazione. Ringrazio in particolare l'avvocato Acchiardi che mi ha segnalato, tra virgolette, quindi nello spirito del whistleblowing. Alcune delle cose di cui tratteremo oggi, soprattutto la terza parte, insomma, in cui io cerco di spiegare come in Italia anche esiste o è esistita una cultura della segnalazione nel passato. E poi tutti quanti quelli che in qualche maniera mi hanno un po' scritto, si sono fatti sentire. Allora, l'altra volta abbiamo parlato appunto di una specifica regola del codice di comportamento, che è l'articolo 4. Sapete che nella formazione valoriale l'oggetto al centro della formazione è il codice di comportamento con le sue regole. Un'altra regola molto interessante, molto viva, insomma, molto vibrante, si direbbe oggi la parola del webinar di oggi è vibrante, insomma, un po' come il nostro Presidente della Repubblica è abituato a dire o chi lo imita in qualche maniera. L'articolo 8 che parla appunto di titolato in qualche maniera dal codice di comportamento prevenzione della corruzione, quando poi si va a leggere il codice di comportamento in qualche maniera ci dice che il dipendente pubblico svolge, collabora, presta collaborazione e cooperazione al responsabile anticorruzione segnalando illeciti. Di cui viene a conoscenza al proprio superiore gerarchico. Quella è la prima idea, diciamo, che c'è di whistleblowing all'interno del codice dell'articolo 8 del codice di comportamento.
Precedentemente la legge 190, all'interno insomma, dei suoi molteplici punti, per l'esattezza, appunto 51, come vedremo, stabiliva anch'essa una regola che introduce in qualche maniera questo istituto anche nella legislazione e nell'ordinamento giuridico italiano. Ok, siamo più o meno iniziare. Se non si nulla, il video è bloccato, credo che ci siano problemi rispetto all'equipaggiamento appunto di cui si dispone. Ok, allora oggi parliamo di whistleblowing e vi faccio un attimo una sintesi di quello che tratteremo. Nella prima parte io pongo un po' l'accento sul whistleblowing, lo descrivo da molteplici punti di vista perché è un argomento piuttosto controverso ed anche molto interessante e io cerco di dare una mia interpretazione però sulla base di una letteratura piuttosto ampia che in questi anni un po' mi sono studiato per ragioni proprio di formazione, nel senso che poi questo è uno degli argomenti che nella formazione noi trattiamo in maniera più estesa e anche uno dei più appunto che suscita più interesse proprio per la sua ipotetica distanza dalle pratiche di tutti i giorni, insomma. Nella seconda parte vi metto al corrente, se non lo conoscete già, di una brillante e interessante ricerca di un'organizzazione inglese sul whistleblowing, in particolare su chi è il whistleblower, che è un po' una fuga in avanti, nel senso che l'ordinamento giuridico inglese ha una legge sulla tutela del whistleblower da più o meno 20 anni, forse 15-20 anni, insomma, il PID. PIDA, Public Interest Disclosure Act, e dopo un certo numero di anni gli inglesi hanno fatto un bilancio, l'ha fatto questa organizzazione non profit che si occupa di affiancare i potenziali whistleblower, ed è molto interessante quello che è uscito fuori perché ci può indicare un futuro anche per noi se eventualmente questo istituto prende piede anche in Italia. Terza parte, come dicevo prima, l'abbiamo inventato noi, è una frase un pochino così enfatica per dire che anche nelle nostre tradizioni culturali c'è stata un'esperienza di whistleblowing anche molto interessante, in particolare nella Repubblica di Venezia, e qui c'è la segnalazione dell'avvocata Chiardi che mi ha parlato proprio di questa esperienza e che ve la riporto in qualche maniera. La citazione di Aung San Suu Kyi probabilmente sarà più chiara alla fine dell'esposizione, ma appunto la questione è legata al dissenso, insomma, al parlare come dire, in non conformità con il gruppo. Vedrete che questo sarà centrale, un argomento centrale dell'esposizione odierna. Ok. Allora, il whistleblowing, ovvero l'atto di volontaria subordinazione all'interesse pubblico, sottotitolo Perché abbiamo bisogno dei whistleblowers. Allora, la legge 190, vi anticipavo prima, articolo 1, comma 51, è una legge che ha un unico articolo con molteplici commi, è intitolato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Stabilisce in particolare che il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite. Allora, qui dobbiamo stare attenti. Denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, quindi una denuncia esterna. Riferisce al proprio superiore gerarchico denuncia interna da fare, sono due cose molto diverse. Ma cosa denuncia questo pubblico dipendente? Condotte illecite cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Quindi specifico oggetto sono le condotte illecite e in ragione del rapporto di lavoro, quindi in ragione del fatto che il dipendente lavora all'interno di un'amministrazione. E poi c'è la parte, diciamo, dispositiva, in qualche maniera, che appunto, se il pubblico dipendente riferisce al proprio gerarchico superiore gerarchico queste condotte illecite, egli non può essere sanzionato, licenziato, sottoposto a una misura discriminatoria. Qui siamo, diciamo, nella parte della tutela del dipendente pubblico. La prima cosa di cui volevo parlarvi è proprio l'idea delle condotte illecite, cioè che cosa significa condotte illecite?
una definizione abbastanza generica e generale del whistleblowing, che però è abbastanza universalmente accettata, parla proprio appunto di condotte illecite di cui si viene a conoscenza con l'obiettivo di prevenirle o contribuire ad accertarne la responsabilità se si sono già verificate. Però la cosa che io mi domando è, nel contesto italiano, questa definizione conserva ancora la sua validità? Non è che noi siamo all'interno di un contesto un po' particolare, soprattutto in merito alle condotte illecite, alla corruzione. Cioè, quando i nostri potenziali whistleblower, cioè quando le persone che osservano dei comportamenti illeciti all'interno delle amministrazioni, si pongono il problema di segnalare oppure no, ma in realtà che cosa hanno osservato? Questa è un po' la domanda che mi pongo e vi pongo e a cui cerco di rispondere. Per cominciare, volevo consolidare una informazione che già avevo fornito l'altra volta, ma che mi sembra ancora più puntuale su questo argomento. Che cosa significa condotta illecita? Se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo definito un po' la corruzione propria e la corruzione impropria, no? Nella corruzione propria, abbiamo uno schema tipico per cui un pubblico ufficiale, omette o ritarda di omettere un atto del suo ufficio, e per questo riceve, diciamo, un compenso, un denaro o un'altra utilità. Nella corruzione propria, quindi leggendo, diciamo, questa norma, osserviamo un tema tipico che è quello della prestazione d'opera, cioè qualcuno mi paga affinché io compia un atto o ritardi un atto contrario ai doveri di ufficio, cioè compia un atto contrario oppure ritardi o in maniera ometta un atto dell'ufficio. Quindi in qualche maniera ci deve essere un collegamento, si chiama sinallama, tra il denaro e l'utilità ricevuto è un atto da adottare o adottato. Quindi, schema tipico del contratto d'opera, adesso un corrispettivo, qualcuno si impegna, a realizzare un'opera o a prestare un servizio. E qui c'è l'accordo, cioè il cosiddetto pactum sceleris, quindi tra un funzionario pubblico e un soggetto privato, per fare in modo che il soggetto privato, soprattutto gli interessi privati, in qualche modo illeciti del soggetto privato, entrino all'interno dell'amministrazione attraverso questo patto scellerato. Nella corruzione propria, l'altra volta, se vi ricordate, avevamo notato una certa posizione della giurisprudenza che piano piano, in qualche maniera, stava cambiando, diciamo, i termini della corruzione propria, dicendo che appunto, a prescindere dalla necessaria individuazione ai fini della configurabilità del reato, uno specifico atto al cui collegare l'accordo corruttivo, la giurisprudenza dice non c'è più bisogno di identificare uno specifico atto, quindi l'opera o il servizio nello schema della prestazione del servizio. Secondo noi, secondo il nostro punto di vista, è sufficiente che la condotta, quindi in questo senso la condotta illecita, presa in considerazione dall'rapporto tra privato e pubblico ufficiale, fosse individuabile anche genericamente, quindi non un singolo atto o un atto identifico, una serie di atti identificati, ma si può anche identificare anche genericamente, cioè in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento del funzionario pubblico. Questo è molto importante, perché è una posizione della giurisprudenza che poi viene confermata anche da successive appunto, sentenze. E quindi, scusate, quello che volevo dire è che in qualche maniera si punisce non soltanto diciamo, il compimento di un atto ben individuato, ma anche l'accordo che ha oggetto l'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore. Ok? Quindi nello schema, diciamo, più moderno della corruzione propria, dallo schema tipico di prestazione d'opera si arriva a uno schema tipico del rapporto di subordinazione. Si parla in questi casi di asservimento, assoggettamento della funzione pubblica a interessi illeciti esterni, privati. Ok? Questo schema non è stato totalmente recepito dalla 190, che lascia un po' di dubbi rispetto a questo,
Secondo alcuni, come questa fonte che cito io in questa slide, non c'è stato questo riconoscimento, questa estensione appunto alla funzione, mentre secondo altri punti di vista, invece, in particolare questa sentenza della Cassazione svolge questo compito proprio di estendere. In tema di corruzione proprio, infatti, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo dell'illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici. In questo senso, questa sentenza, che è del 2012, quindi viene prima della 190, dell'agosto 2012, in qualche maniera si poggia le sue basi sul concetto di atto contrario ai doveri di ufficio, per fare in modo in qualche maniera, cambiare lo schema tipico da uno schema tipico di prestazione d'opera a uno schema tipico del rapporto di subordinazione. Questo rapporto di subordinazione, invece, facciamo un esempio perché sennò diventiamo un po', diciamo, troppo teorici, è l'atto contrario ai doveri d'ufficio è, per esempio, la condotta di un infermiere, caso abbastanza tipico purtroppo, che dietro l'accordo fraudolento è tenuto ad avvertire l'impresa funeraria dei decessi imminenti o appena avvenuti dei pazienti ricoverati. Quindi in questo caso, come vedete, la struttura non è una struttura sinallagmatica in cui alla corresponsione di un'utilità o di un compenso c'è un singolo atto identificabile. In realtà quel funzionario, quel diciamo incaricato di pubblico servizio, comunque lo vogliate diciamo descrivere, si accorda in maniera fraudolenta per tenere un determinato comportamento, e questo, in questo senso la condotta illecita non è riferibile a un singolo atto, ma alla disponibilità che egli fornisce alla ditta esterna di comunicare una determinata informazione, che è quella che purtroppo c'è un decesso imminente o appena avvenuto. Questa è la specificità, è qui il cambiamento che stiamo affrontando e che in qualche maniera alcuni dicono già nella 190 questo è indicato, altri dicono di no. Nella corruzione impropria, invece, questo è già avvenuto, questo superamento. Insomma, nella corruzione propria impropria abbiamo una corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri. Quindi non c'è bisogno di collegare l'utilità a un atto da adottare, ma si parla in questo caso specificamente di asservimento o altri termini come iscrizione all'impropaga. Questo l'abbiamo detto anche l'altra volta. Quindi quello che in qualche maniera, l'accordo fraudolento è rendere una persona all'interno dell'amministrazione disponibile a compiere o mettere atti, no? Per l'interesse privato. Quindi, se noi ricapitoliamo un attimo, cerchiamo di concettualizzare un attimo questo tipo di discorso. Quando un potenziale whistleblower, cioè quando un funzionario, un dipendente pubblico osserva una condotta illecita, in realtà probabilmente sta osservando non solo un singolo atto illecito, questo era un po' quello che volevo dire, ma uno schema di relazione che è di tipo appunto subordinazione, assoggettamento, asservimento, identificazione. Che significa? Che in realtà sta os osservando probabilmente una pluralità di comportamenti. Ma più che altro sta osservando che una certa parte dell'amministrazione promuove interessi illeciti, insomma, in qualche maniera, non con un singolo atto, ma semplicemente esercitando la propria funzione. Ora, questo è abbastanza evidente nei casi, insomma, in molti casi di corruzione in cui vengono messe apposta delle persone per tutelare degli specifici interessi illeciti. Vengono messe in posizioni apicali, ma anche in posizioni non apicali, insomma, in qualche maniera. Quindi lo schema è questo. La modalità attraverso cui si manifesta questo schema di relazione è il conformismo, cioè in queste dinamiche, in queste microorganizzazioni che si creano in qualche maniera per consolidare questo asservimento, tutti devono devono stare dentro devono essere conformi a un codice, a una regola sottostante. Nessuno si può estraniare, altrimenti
c'è un'esclusione o c'è anche una vittimizzazione. Un'altra modalità di manifestazione è la salvaguardia degli interessi privati e la salvaguardia del gruppo, no? In questi casi, più che l'interesse pubblico, si tutela l'interesse di quel gruppo, la salvaguardia di quel gruppo. Ok? In una famosa storia che io mi ero inventato, questo famoso dottor Rossi, che poi insomma è stato abbastanza, ho visto, scaricato su online, io cercavo proprio di spiegare questo e lo spiegavo attraverso appunto il racconto di una storia in cui appunto il dottor Mario Rossi è il potenziale whistleblower perché è colui che viene a conoscenza di un potenziale atto illecito, di una potenziale condotta illecita. In quel caso io parlavo di un frazionamento artificioso, cioè lui si accorge attraverso la lettura di alcune carte che un appalto in via di assegnazione è stato frazionato artificiosamente. Quindi il dottor Rossi è il classico potenziale whistleblower che ancora deve comunicare, ma non sa cosa fare. Osserva una potenziale condotta illecita. Che cosa fa? La prima cosa che fa in questa storia è adempiere esattamente all'articolo 8 del codice di comportamento che gli impone di segnalare, cioè di rilevare questa condotta illecita, potenzialmente illecita, al proprio superiore gerarchico e quindi si reca dal proprio dirigente nella linearità, diciamo, della condotta che lui deve tenere. Convinto di fare la cosa giusta, il dottor Rossi si reca dal suo dirigente e gli espone i fatti. Il dirigente lo guarda e poi gli intima di non parlarne con nessuno. Non è una questione di tua competenza, qui si fa così. Quindi il dottor Rossi si trova di fronte alla situazione che il proprio dirigente non solo avalla, conosce quel comportamento, ma lo avalla anche. Quindi siamo di fronte a una prassi organizzativa. Vi ricordate la scorsa volta abbiamo parlato di codici sottostanti, cioè di regole, esiste il codice, diciamo, di comportamento, ma poi esistono dei codici sottostanti che in questo caso sono codici, in qualche maniera illeciti, tra virgolette, però sono in alcuni casi molto più potenti delle regole del codice di comportamento. In quel caso il dirigente non fa altro che, come dire, raccomandare al dottor Rossi di conformarsi per la salvaguardia degli interessi privati che lui rappresenta e per la difesa del gruppo. Quindi in questo caso, come vedete, c'è proprio un'ipotesi di asservimento, un asservimento di quel dirigente agli interessi privati. Non siamo in una situazione appunto che si riferisce solamente a una condotta, una singola condotta illecita. Poi la storia va avanti, se ve la ricordate, un po' c'è il dottor Rossi in questo suo dilemma etico, insomma, si arrovella la mente. Poi decide finalmente di riferire alla componente politica perché, sempre nello spirito del fatto che bisogna comunque salire di grado nella rilevare le condotte illecite. Ma quando va dal sindaco, il sindaco con spiazzante franchezza gli rivela che quell'appalto è una contropartita elettorale a favore di un operatore economico locale. Ed eccolo il famoso pactum sceleris. La contropartita elettorale è semplicemente che quell'amministrazione o quel pezzo di amministrazione è asservito a degli interessi esterni, a degli interessi illeciti. E quindi non tanto un singolo atto, ma proprio una persona è stata messa lì per tutelare quegli interessi, per fare in modo che quegli interessi illeciti abbiano successo in qualche maniera. Questa è la dinamica della subordinazione e asservimento del potere pubblico ad interessi privati. Chiaramente io in questa storia ho fatto in modo che sia il dirigente sia il sindaco rispondano in questa maniera, per motivi appunto divulgativi, ma il più delle volte il potenziale whistleblower, quando va a comunicare ciò che ha osservato, si trova di fronte a un muro di gomma o semplicemente dice: ma sei sicuro? Oppure va bene, adesso proviamo a vedere cosa succede. E poi non succede mai nulla, insomma, le cose vengono abbastanza insabbiate. Ok, questo è un po' lo schema. Allora, per chiudere questa parte, volevo sottolineare questo, che da una parte appunto la condotta illecita, io la spiego un po' così, come questo famoso schema di relazione, subordinazione, assoggettamento, asservimento, eccetera, eccetera, quindi conformismo. L'atto del whistleblowing è in realtà
l'idea di rifiutare completamente, non accettare e non identificarsi in quello schema di relazione. Quindi in realtà il whistleblowing è un atto di resistenza all'assoggettamento, è un atto di rottura con il gruppo, con la sua cultura e con i suoi codici sottostanti e con tutto quello che significa questa rottura, perché è una rottura che potrebbe essere piuttosto difficile, insomma, da gestire, potrebbe creare qualche problema. Allora, adesso spegniamo il telefono. Okay. Quindi la modalità di manifestazione è la non conformazione. Okay? Questo è molto importante, diciamo, nello schema, perché whistleblowing spesso noi pensiamo appunto che si osserva una condotta illecita, un singolo atto, e poi il funzionario appunto riporta quello. In realtà non è così semplice, in realtà è molto più complessa di quello. Si osserva, il potenziale whistleblower osserva più delle volte appunto questo fenomeno di asservimento, che è molto più difficile da contrastare. È per questo che è così difficile che noi in Italia in qualche maniera abbiamo situazioni di whistleblowing, ce ne abbiamo molto poche. Appunto, atto di non conformarsi, no? Come specificità dell'atto del whistleblower. Il whistleblower è colui che non si conforma a un codice sottostante, a un codice che ha una sua forza ed ha una forza superiore al codice di comportamento o alle regole dell'ordinamento giuridico. Ma quanto è difficile non conformarsi? Perché il problema è tutto lì. Da una parte, diciamo, chi è fortemente orientato dal punto di vista dell'etica, qualsiasi cosa succede, in questo caso è portato a non conformarsi, ma noi sappiamo che insomma la realtà è multiforme, diciamo, le persone non stanno tutte centrate sull'etica e spesso e volentieri il loro comportamento viene condizionato dall'ambiente esterno, viene condizionato fortemente dall'ambiente esterno. Io vi riporto in questo caso un esperimento che è stato fatto in America molto tempo fa, ve lo riporto solo, diciamo, come elemento conoscitivo, non perché i dati di questo esperimento appunto sono tuttora validi, bisognerebbe farne altri, bisognerebbe farlo in una cultura come quella italiana, però l'esperimento mette, diciamo, in luce un elemento che per me è importante, che l'atto del non conformarsi è davvero un atto molto difficile da fare, che costa molto alle persone, che invece sono più abituate, anche in situazioni relativamente tranquille, a conformarsi, cioè a far parte del gruppo, insomma, a stare dentro al gruppo, a identificarsi col gruppo a cui appartengono. Questo esperimento si chiama appunto Ciò che osservi non è ciò che affermi, è stato condotto da sociologi, psicologi sociali americani, in particolare Ash. L'esperimento è molto semplice. Ash voleva una sua teoria che diceva che appunto le persone possono arrivare a formulare dei giudizi indipendentemente dall'opinione altrui, quindi le persone possono non essere influenzate, e voleva capire in che grado appunto questa indipendenza funzionava veramente e in che grado invece le persone soffrivano, diciamo, del condizionamento degli altri. Elaborò questo famoso esperimento, e poi è un esperimento abbastanza citato, diciamo, dalla letteratura internazionale. Allora, immaginate diciamo, una sessione con persone sedute intorno a un tavolo, sette persone che dovevano fare un test di osservazione. Erano sedute una vicino all'altra. Quindi a queste sette persone vennero fatte vedere due carte, una carta con una riga e l'altra carta con tre righe di lunghezza diverse. Ai partecipanti venne chiesto di affermare ad alta voce quale riga della seconda carta fosse della stessa lunghezza della riga della prima carta. Quindi, ve la faccio breve, in realtà c'era un solo partecipante e il compito era appunto di osservare quale riga della seconda carta fosse della stessa lunghezza, ma questo è abbastanza irrilevante. Esisteva un unico partecipante, cioè solamente una persona era oggetto dell'osservazione, gli altri sei erano complici del ricercatore. A queste sei persone vennero date delle istruzioni anticipatamente.
Allora, l'unico partecipante veniva messo sempre al numero 6, cioè così che lui avrebbe ascoltato le affermazioni di altre 5 persone prima di essere invitato a parlare. Il ricercatore Ash diede questa istruzione ai complici. Dopo 12 giri di tavolo, dovevano cominciare a dare delle risposte chiaramente sbagliate, cioè le affermazioni che loro facevano, dalla lettura poi delle carte, risultavano, sbagliate. Che succedeva quando arrivava al numero 6, cioè quando arrivava la persona sotto osservazione? Si sarebbe adeguato alla regola del gruppo che stava appunto dando delle risposte sbagliate, o avrebbe detto la sua risposta, cioè quella che lui pensava appunto autenticamente valida, che era sicuramente una risposta diversa da quella che veniva data. Nei successivi 12 giri il risultato fu questo: il 75% dei partecipanti, cioè i soggetti appunto osservati, diedero almeno una risposta sbagliata. Quindi il condizionamento funzionava almeno per una volta sul 75% dei partecipanti. Il 50% dei partecipanti diede risposte sbagliate per almeno 6 giri. Quindi, come vedete, la metà dei partecipanti diede risposte sbagliate per un numero abbastanza alto di situazioni. Solo il 5% dei partecipanti diede sempre risposte sbagliate, quindi c'è un 5% che era totalmente influenzabile dall'opinione altrui. Quindi Ash poi si divertì a intervistare i partecipanti anche dopo l'esperimento. Quelli che si erano conformati all'opinione altrui, in molti casi effettivamente ammisero che avevano osservato una risposta sbagliata, ma non se la sono sentita di dire quello che loro appunto avevano osservato autonomamente. La frase più registrata fu questa: se tutti la vedono in quel modo, allora deve essere vero. Quante volte l'abbiamo sentita questa cosa? La ricerca poi, fatta successivamente anche in altri contesti, diede un risultato per cui si stimò che tra il 20 e il 40% dei partecipanti viene fortemente influenzato dall'opinione del gruppo in cui sta. Quindi la pressione sociale può portare le persone a comportarsi in un certo modo o in un altro. Siamo quasi istintivamente portati a conformarci all'opinione del gruppo. Adesso non entro nelle dinamiche appunto psicologiche, psicoanalitiche che spingono a questo, perché a parte che non le conosco fino in fondo, ma insomma mi fido di questa, non tanto del risultato, che poi va chiaramente validato in altri contesti, in altri tempi, ma nell'idea che esiste un influenzamento del gruppo. Questo credo sia abbastanza noto. Allora, quali sono le implicazioni per l'amministrazione? Occorre creare una cultura e un ambiente in cui la libertà di esprimere la propria opinione, cioè anche il proprio dissenso, quindi anche e soprattutto se diversa da quella del gruppo, sia una ricchezza e non un ostacolo. Una singola opinione divergente, Ash dimostrò che una singola opinione divergente fa effettivamente la differenza. Quando esce fuori un'opinione divergente, il tasso di conformismo di tutto il gruppo si riduce di 3 volte. Quindi, questo per dire che il whistleblower, proprio come soggetto, diciamo, che esprime una comunicazione divergente, in qualche maniera può influenzare molto anche il gruppo in cui è. Il problema è che non siamo abituati a questo, cioè non siamo abituati a dissentire dall'opinione del gruppo. Per noi è molto difficile farlo, ed è molto difficile farlo soprattutto in contesti culturali come quello che abbiamo noi oggi, e in situazioni micro-organizzative abbastanza degradate, come quelle che ho illustrato ad esempio nella storia del dottor Rossi, in cui sono collusi sia la componente dirigenziale che la componente politica. Però il whistleblowing è anche un atto di potere, e va gestito consapevolmente. Spesso e volentieri, quando appunto mi trovo a fare la formazione all'interno delle amministrazioni, le persone avvertono questo istituto come una specie di bomba sociale, nel senso che è una situazione di stretto controllo, può rappresentare, diciamo, per un'organizzazione l'avvio di un vero e proprio stato di polizia, se non è gestito in maniera consapevole. Che vuol dire questo? La citazione di Jeremy Bentham, ci torniamo brevemente tra poco, però l'idea che c'è sotto
è l'idea di un altro esperimento che è stato fatto questa volta più recentemente e che io ho chiamato Più attentamente saremo osservati, proprio in onore di Jeremy Bentham, e che riguarda gli occhi delle persone. È stato fatto proprio un esperimento che ha dimostrato in qualche maniera che semplicemente posizionare gli occhi di una persona con una foto, nel caso dell'esperimento, portava a dei comportamenti più corretti delle persone. In particolare questo esperimento fu fatto in un'università americana. Ad alcuni impiegati di questa università veniva richiesto di mettere del denaro in un contenitore quando si facevano il tè o il caffè. Questo contenitore però era collocato in una stanza piuttosto lontana e nessuno la teneva sotto controllo e quindi alla fine questi contenitori di denaro risultavano tristemente vuoti. La ricercatrice, che si chiamava Bateson, voleva capire come si poteva influenzare il comportamento degli impiegati per fare in modo che quel contenitore cominciasse a riempirsi. Insomma, per prima cosa appese un grande poster con figure floreali. Ma le casse rimanevano tristemente vuote. Allora gli venne in mente di appendere una fotografia, un poster contenente un paio di occhi. Occhi diversi, occhi di un uomo una settimana, occhi di una donna, occhi amichevoli, occhi inquieti. Ed ebbe un esito abbastanza sconcertante, cioè che il contenitore cominciò a riempirsi fino con un tasso di crescita del 275%. Quindi, secondo Bateson, l'idea che si fece di questo è che bastava in qualche maniera gli occhi delle persone, anche se come dice, non direttamente di una persona, ma semplicemente con un poster, ispiravano sentimenti di controllo sociale. Okay? Che è la stessa teoria che nel XVIII secolo espose Jeremy Bentham con la famosa frase: più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo. Che introduce, diciamo, l'idea del whistleblowing come strumento di controllo, strumento di forte potere. Cioè l'idea che se tu all'interno di un'amministrazione hai questi occhi, e questi occhi sono costituiti dal fatto che c'è il tuo collega che ti osserva e che ti controlla, allora questo è uno strumento formidabile di prevenzione della corruzione. Jeremy Bentham, un architetto famoso, si inventò questa struttura carceraria molto nota che si chiama Panopticon. Ne abbiamo parlato anche molto in un'altra lezione che io tengo che si chiama Trasparenza e Trasparentismi. In questa costruzione carceraria c'è una guardania centrale dalla quale un unico guardiano può osservare i comportamenti di tutti gli occupanti delle celle. E quindi tenere sotto controllo il comportamento delle persone che stanno all'interno di quelle celle. Quindi le persone sanno che vengono osservate e proprio per il fatto che vengono osservate, teoricamente, insomma, la teoria dice che si comporteranno meglio. Ma è la stessa idea che c'è sotto l'installazione delle videocamere per tenere sotto controllo, diciamo, furti e reati nei confronti di negozi o altre cose, lo stesso idea di controllo che c'è sotto, per esempio, i tornelli, no? I badge, per cui appunto c'è questo osservatore che attraverso solamente il fatto che esista la deterrenza che crea questo elemento fa comportare all'effetto di fare in modo che le persone si comportino con più attenzione. È l'idea che sta sotto i cosiddetti controlli esterni, no? Quindi le procedure, le regole, sono tutte cose che in qualche maniera tendono a fare in modo che le persone sanno di essere controllate e quindi si comportano di conseguenza. Una volta, in un convegno all'estero, un autorevole ricercatore rivolse la seguente domanda all'auditorio: secondo voi, quale paese al mondo ha raggiunto i maggiori livelli di trasparenza? Le risposte furono abbastanza sempre in linea con quella che è un po' la tradizione, cioè si mettevano sempre i paesi del nord Europa come i paesi più trasparenti, eccetera, eccetera. Ma la risposta fu molto spiazzante perché secondo questo autorevole
ricercatore, il paese che aveva raggiunto i livelli maggiori di trasparenza era sicuramente l'ex Germania Est, secondo lui, perché il governo, attraverso una diligentissima polizia, aveva accesso a qualsiasi informazione, non solo attraverso una diligentissima polizia, direi io, ma anche attraverso un uso meticoloso e molto raffinato dei cosiddetti informatori. In quel caso, se voi avete visto il film Le vite degli altri, vi sarete anche resi conto di quanto erano presenti e in qualche maniera importanti in questo ruolo queste figure di informatori. Praticamente in ogni gruppo sociale, soprattutto i gruppi, diciamo, più degli intellettuali, degli universitari, veniva infiltrato qualcuno che, nello schema classico del whistleblowing, riferiva di comportamenti e condotte illecite. In quel caso però la polizia. Anche in quel caso c'è uno schema di whistleblowing, però chiaramente uno schema molto diverso da quello che in qualche maniera promuoviamo noi. L'oratore in quel caso, dicendo che la Germania Est era il paese, diciamo, più trasparente, voleva focalizzarsi sul fatto che non è che esiste una trasparenza buona e una cattiva, dipende appunto dall'uso che uno ne fa. Insomma, il gioco della trasparenza come controllo è eticamente orientato fino a che il controllante e il controllato possono scambiarsi facilmente ruoli in uno spirito di piena reciprocità e simmetria. Questo è importante. Nella Panopticon di Bentham lo schema di trasparenza come controllo esiste, ma non è eticamente orientato perché non c'è possibilità permeabilità di ruolo, cioè i carcerati non possono entrare poi a loro volta a osservare ciò che fa il guardiano all'interno della guardiania, non c'è possibilità di interscambiabilità di ruoli. Il whistleblowing è uno degli strumenti, diciamo, di trasparenza come controllo più potenti che ci siano. Tutti gli autori internazionali di prevenzione della corruzione dicono che il whistleblowing, se utilizzato appunto consapevolmente, è il più potente antidoto alla prevenzione, perché la trasparenza interna è molto più efficace della trasparenza esterna. Avere gli occhi puntati da dentro, sapere che c'è qualcuno che osserva i tuoi comportamenti, in qualche maniera è un deterrente potentissimo contro le cosiddette condotte illecite di cui abbiamo parlato prima. Solo che qual è la condizione? Che esista una simmetria, una reciprocità, come spiegavamo prima, cioè i dipendenti pubblici debbano poter segnalare comportamenti di tutti quanti gli altri, sia altri dipendenti pubblici, ma soprattutto la componente dirigenziale e la componente politica. Laddove questo fosse precluso, cioè laddove la componente dirigenziale e quella politica risultassero impermeabili ai controlli, l'istituto del whistleblowing perderebbe di qualsiasi efficacia. Ok? Quindi io vi butto lì questa ipotesi che ho fatto io, insomma, che è discutibile e sarebbe interessante discuterne. Qual è la peculiarità in Italia, insomma, rispetto anche ad altri paesi, insomma? Che poi ci porta a non averne tanti di questo, non avere una cultura estesa di whistleblowing, non è solamente l'idea appunto che è qualcosa che è appena arrivata, insomma, e che ha bisogno di tempo per appunto. Secondo me c'è qualche ragione più profonda, che non è tanto legata appunto a fattori, come dire, giuridici in qualche maniera. Secondo me i potenziali whistleblowers che si trovano, diciamo, di fronte a visualizzare condotte illecite o potenzialmente illecite, si confrontano però anche, come dicevamo prima, con vere e proprie dinamiche di osservamento, molto più complicate da segnalare, o comunque da contrastare, dell'amministrazione o di parte di essa, nei confronti di interessi illeciti. E tra l'altro si confrontano anche con quello che, diciamo, abbiamo appena detto adesso, con una certa asimmetria della funzione di controllo, cioè una cosiddetta impermeabilità al controllo. Per cui spesso quello che osservo anche io è che c'è molto controllo, no? A un certo livello, ma poi rimangono scoperte alcune aree, diciamo, in qualche maniera. In quel caso anche le persone decidono poi alla fine di non segnalare perché sostanzialmente lo ritengono inutile. Quindi questa è un'ipotesi, insomma, che io metto lì, insomma, che però spiega anche sostanzialmente cosa significa poi, in fin dei conti, cosa osserva veramente un whistleblower, non un singolo atto illecito, che mi sembra una
posizione piuttosto, diciamo, banale, nel senso che secondo me la realtà è appunto molto più complessa e articolata di questo. Allora, perché noi abbiamo bisogno da morire dei whistleblower, proprio per rompere queste dinamiche di asservimento di cui vi parlavo prima? O al di là di quello che dice Graf Lambsdorff, che non è molto importante, c'è un'altra ragione che non è solamente una ragione organizzativa, una ragione, diciamo, legata alla corruzione in senso stretto, ma secondo molti osservatori il whistleblower è anche un agente cosiddetto di cambiamento e di miglioramento della democrazia in generale. Alcuni osservatori richiamano l'attenzione sull'appunto sulla funzione politica del whistleblower. E la spiegano un po' in questa maniera qui. I whistleblower sfidano il potere e mettono a rischio se stessi, no? Quindi whistleblowing esiste quando esistono queste due situazioni in cui si dice qualcosa che è vero e si dice qualcosa che è vero e quella cosa che viene detta mette a rischio la professione, la vita di chi l'ha detta, insomma, in qualche maniera. Cioè, le persone nei confronti dei quali vengono segnalate le condotte illecite, si trovano in una posizione tale da poter provocare un danno al whistleblower, lo schema tipico del funzionario che denuncia il proprio superiore gerarchico o la propria componente politica. Secondo Abraham Masbach, che è insomma, è un ricercatore che io apprezzo particolarmente, in questa ricerca che ha fatto, che io metto il link qui, è molto interessante. Mettendo a rischio se stesso, i whistleblowers proteggono la loro comunità, promuovono l'interesse pubblico e consolidano lo Stato di diritto. Lui fa questo parallelo molto interessante tra la figura del whistleblower e la figura del parresiasta, cioè di colui che dice il vero senza paura. La figura retorica è la parresia, che diciamo etimologicamente significa dire tutto. In realtà, diciamo, il significato intrinseco è proprio dire il vero senza paura, che Michel Foucault, un altro famoso autore, definisce come fearless speech, cioè discorso senza paura. Esempi tipici di parresiasta, cioè di parresia, ce li abbiamo, per esempio, quando una persona rischia di perdere un vero amico criticandone il comportamento. Quante volte ci siamo trovati in questa situazione in cui uno si assume la responsabilità di dire una cosa vera, ma che fa male a un'altra persona, in quel modo l'altra persona può provocargli un danno, può quindi abbandonare l'amicizia. In quel caso siamo in uno schema tipico della parresia. Ma anche un politico che dà voce a una verità scomoda e impopolare, rischiando di non essere più eletto, sta nello schema della parresia. Oppure il soldato che corre 42 km per annunciare una vittoria. Dire il vero senza paura. Michel Foucault la descrive un po' così, la parresia. È un'attività verbale dove colui che parla ha una relazione specifica con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la sua vita attraverso il pericolo, perché questi sono due elementi assolutamente imprescindibili anche nel whistleblowing. Una certa relazione con se stesso attraverso il criticare. Abbiamo parlato del dissentire, del non conformarsi, quindi bisogna essere predisposti a questo, una specifica relazione con l'etica attraverso la libertà e la responsabilità. L'etica perché a un certo punto uno sceglie, può scegliere, si assume la responsabilità di dire il vero. Quindi la parresia, secondo Foucault, è un'attività verbale in cui chi parla esprime la sua personale relazione con la verità e rischia la sua vita perché riconosce che dire la verità sia un dovere per migliorare e aiutare altre persone. Come vedete, siamo esattamente nello schema del whistleblowing. Quindi, ugualmente, il whistleblowing opera da una posizione di debolezza. È vulnerabile perché può essere mobbizzato. Gli individui che denunciano comportamenti illeciti, anche se non stanno poi all'interno della stessa organizzazione, per esempio del governo o membri delle forze armate, sono comunque esposti al rischio. I più famosi whistleblower che in questo momento, diciamo, sono in auge, Dan Snowden,
Assange, sono tutte persone che vivono all'interno, vivono protette, insomma, in qualche modo, sono comunque esposte a un notevole rischio. Nei tempi antichi questa parola parresia comunque ha avuto una dinamica molto interessante perché sotto i monarchi ellenici, per esempio, il parresiasta era diventato in qualche maniera colui che aiutava il re a prendere decisioni migliori. Cioè il re si rendeva conto che avere intorno a sé i cosiddetti cortigiani, cioè quelli che gli dicevano sempre sì, va bene, qualsiasi cosa va bene, non funzionava, lo faceva prendere delle decisioni sbagliate, aveva bisogno di confrontarsi con qualcuno che gli esponesse senza avere paura la verità. Quindi, in qualche modo, la parresia diventa anche uno strumento per migliorare, modificare le decisioni e migliorare le decisioni prese dal potere. Il whistleblowing ugualmente fa questo, perché attraverso le segnalazioni si risparmiano parecchi soldi, si possono risparmiare parecchi soldi, si può modificare il modo in cui un'organizzazione lavora, per esempio. Lo schema che c'è dietro, ce ne sono due di schemi che ci sono dietro. Il primo è quello, diciamo, più noto, quello di Karl Popper nella società aperta ai suoi nemici. Lui identifica la democrazia come una teoria scientifica. Secondo Popper, le ipotesi scientifiche, una volta formulate, non dovrebbero essere dimostrate, ma dovrebbero subire un processo di falsificazione. A seguito di un processo di falsificazione, la teoria, diciamo, che rimane in piedi, nonostante innumerevoli tentativi di falsificazione, sicuramente è la teoria che più si avvicina alla verità. Quindi, così come le teorie scientifiche, anche la democrazia deve essere falsificata. Per avere una democrazia migliore, la democrazia va falsificata, che nel termine che noi utilizzeremo adesso, potremmo dire la democrazia deve essere criticata, le sue istituzioni devono essere messe a nudo, deve essere messo a nudo tutto ciò che non funziona, tutto ciò che è migliorabile, bisogna agire in non conformità, proprio dire il vero senza paura, cioè mettere a nudo ciò che non funziona è proprio il compito che si è dato il whistleblower in questa associazione con il parresiasta. Quindi questa è l'idea, diciamo, che c'è sotto la democrazia di un grande come Karl Popper, ma che è assolutamente condivisibile, la falsificazione come strumento di miglioramento della democrazia, ma questo è sotto gli occhi di tutti quando le democrazie più deboli sono quelle che appunto non utilizzano la critica al potere. Sappiamo anche forse per esperienza personale, insomma. L'altro schema di riferimento è questo di Laclau e Mouffe, della cosiddetta democrazia radicale. Secondo questi due autori inglesi, la forma di democrazia radicale è una forma di democrazia in cui libertà e uguaglianza non sono dei valori dati, ma sono dei valori che si alimentano all'interno di una continua tensione. Quindi la critica politica, la critica dei media, degli organi di controllo interni ed esterni agli schemi di governo sono gli strumenti che alimentano questa tensione. La democrazia, cioè, deve rimanere sempre vibrante. Ed è il titolo che abbiamo dato a questa presentazione, è proprio Whistleblowing e la democrazia vibrante. Cioè, per fare in modo che libertà ed eguaglianza non siano solo mere manipolazioni ideologiche, queste vanno messe in campo ogni giorno, va criticata qualsiasi azione che in qualche maniera metta in discussione questi due principi della libertà e dell'eguaglianza. Spesso noi pensiamo che le democrazie cambiano solo attraverso un'azione collettiva. In realtà esistono molteplici azioni individuali che tendono a migliorare la democrazia. Una è sicuramente il voto, l'espressione del voto, ma un'altra azione individuale molto importante è proprio quella del whistleblowing, cioè il dire il vero senza paura. Ha il potere di radicalizzare la democrazia, di renderla vibrante. È una pratica micropolitica di controllo del potere dall'interno. Quindi, come vedete, secondo molti autori, si esce dalla dimensione, diciamo, organizzativa, amministrativa, del whistleblowing, si entra in una funzione più spiccatamente, politica. Per questo dobbiamo difendere, secondo appunto questa linea di pensiero, i parresiasti, soprattutto gli osservatori dipendenti, cioè quelli che stanno dentro.
perché è un modo, è un controllo del potere dall'interno, che secondo molti è molto più efficace del controllo del potere dall'esterno. Io dico, tutte e due sono importanti, no? La trasparenza interna e anche la trasparenza esterna, il coinvolgimento dei cittadini. Allora, finita questa prima parte, io non so se... Sì, è molto distante, Angela, e in effetti è proprio il mio intento renderla più distante possibile dalla 190 per poi provare alla fine a rientrarci dentro, nel senso che spesso appunto la 190 dà una definizione molto limitata, nel senso che in realtà si occupa della tutela del whistleblower, tutela anzi di chi segnala condotte illecite. La mia intenzione era di ampliare un pochino il discorso su quello che c'è dietro, insomma, che non è appunto l'aspetto organizzativo e anche l'aspetto, tra virgolette, politico. Secondo alcuni questo è importante, volevo riportarvi questo punto di vista, con grande rispetto, insomma. È chiaro che adesso lo vedremo in questa seconda parte come molto c'è da fare, insomma, per arrivare a quel tipo di collegamento, appunto. Utilizzerò una ricerca di Public Concern at Work proprio per cercare di comprendere, appunto, dare un identikit a questo parresiasta del XXI secolo, quello che volete voi, insomma. Public Concern at Work è un'organizzazione inglese che è nata più o meno alla fine degli anni 90. È nata, diciamo, cavalcando quella che fu una riforma molto importante, che è Public Interest Disclosure Act, che è una legislazione appunto inglese che difende e tesa a promuovere la tutela dell'interesse pubblico. In qualche maniera è una legislazione cosiddetta omnicomprensiva, che comprende anche diciamo, la tutela del segnalatore, del whistleblower. Public Concern at Work è un'organizzazione a cui i potenziali whistleblowers, quindi i famosi dottor Rossi di cui abbiamo parlato prima, possono rivolgersi per ricevere consulenza, accompagnamento, sia di tipo giuridico, sia di tipo più personale, insomma, nel momento in cui osservano queste famose condotte illecite. In realtà, nello schema inglese, il whistleblower non è limitato come la 190 appunto esprime, a condotte illecite. Whistleblowing è su tutto, sulle condotte pericolose, per esempio, pericolose per l'ordine pubblico, pericolose per la salute pubblica, no? Quindi è un'idea molto più vasta di segnalazione, l'oggetto è molto più vasto rispetto a quello appunto introdotto dalla 190, che invece va a colpire solo elementi di corruzione in qualche maniera. Quindi Public Concern at Work fa questo, non tratta direttamente le segnalazioni, perché le segnalazioni vanno trattate a vari livelli all'interno delle amministrazioni stesse, poi a un livello superiore, ma in qualche maniera fornisce un accompagnamento. Il nome Public Concern at Work è abbastanza interessante perché è un gioco di parole, perché Public Concern significa la preoccupazione pubblica, no? At work significa al lavoro, quindi preoccupazione pubblica al lavoro, ma nello stesso momento identifica come luogo, diciamo, in cui la preoccupazione pubblica deve essere promossa proprio il posto di lavoro. Quindi at work sta a significare anche questo. Ha pubblicato quest'anno questa ricerca che si chiama Whistleblowing the Inside Story, che ci fornisce un po' l'identikit di questo whistleblower o potenziale whistleblower. I risultati sono piuttosto interessanti. Io non perderei tanto tempo su questa parte qui, andare subito su alcuni di questi risultati. Voi immaginate una legislazione che è in atto dal 98, quindi 16 anni, con questo tipo di strumenti di accompagnamento che noi non abbiamo ancora, cioè con organizzazioni che accompagnano, che monitorano, che creano, cercano di trasferire cultura, perché poi Public Concern at Work pubblica tutti i casi di whistleblowing, è molto interessante. Quindi con questo tipo di armamentario, l'Inghilterra è una delle poche nazioni che ha una legislazione onnicomprensiva sul whistleblowing. Noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo un comma di una legge recentissima, del 2012, che tra l'altro non
non parla nello specifico del whistleblower, ma parla della tutela del segnalatore, che è una cosa un po' diversa. Quindi con queste differenze noi possiamo pensare che magari fra 20 anni ci sarà una legislazione specifica sul whistleblowing oppure meno, però probabilmente potremmo arrivare ad avere gli stessi risultati. O comunque è interessante cominciare a ragionare su chi è l'ipotetico segnalatore, no? Allora, il tipico whistleblower in Inghilterra, almeno in questi contesti, è un funzionario specializzato, spesso un professionista, che sta lavorando da meno di 2 anni nel contesto in cui si verifica il comportamento illecito o pericoloso. Quindi questo un po' avvalora quell'ipotesi di cui parlavo prima, per cui intanto dice che chi in qualche maniera detiene una professionalità specifica è più portato per la segnalazione di chi non, magari non ce l'ha. E poi che queste persone non stanno all'interno di questi contesti organizzativi da molto tempo. Questo perché? Perché se ci stanno da molto tempo, il rischio è proprio quello dell'assuefazione, dell'asservimento, dell'identificazione nel gruppo, che disattiva le dinamiche interne, appunto, di non conformità, quello che abbiamo descritto un pochino prima. Poi il 60% di coloro che si rivolgono a Public Concern at Work sostiene di non aver avuto alcuna risposta alla segnalazione da parte della dirigenza, sia essa positiva o negativa. Questo è molto importante perché spesso i whistleblower, anzi quasi sempre, segnalano all'interno, prima di segnalare all'esterno, di prendere, diciamo, delle azioni esterne all'amministrazione. Lo fanno in genere una o due volte, come ha fatto il dottor Rossi, segnalando al proprio dirigente e poi segnalando alla componente politica. In questo caso la ricerca ci dice che appunto il 60% di quelli che poi si rivolgono a Public Concern per un aiuto hanno già segnalato la condotta illecita anche 2 volte. Il personale più giovane con un ruolo più marginale ha più probabilità di essere ignorato rispetto al personale esperto, e qui insomma è abbastanza ovvio, e che riveste ruoli di responsabilità maggiore. Però il personale esperto ha maggiore probabilità di essere licenziato. Questa è una dinamica piuttosto interessante, quindi chi è più giovane viene meno preso in considerazione all'interno. Chi è più esperto viene preso maggiormente in considerazione, ma però rischia anche di più. Quindi, in generale, i risultati indicano che le organizzazioni stanno sempre meglio affrontando il comportamento illecito o pericoloso, cioè stanno prendendo delle contromisure quando gli vengono segnalati questi comportamenti o condotte illecite. La cosa dove manca, dove fanno ancora fatica, è nella protezione del whistleblower. Quindi, dopo 16 anni di legislazione, dopo un accompagnamento fitto, fatto anche di cultura, è fatto in Inghilterra, dove c'è probabilmente un'altra idea anche della funzione pubblica, insomma, siamo ancora in questa situazione di difficoltà di protezione del whistleblower. È un risultato appunto che mi fa anche un po' riflettere, insomma. Per quanto concerne l'Italia, siamo nella fase proprio iniziale, in cui questo istituto è veramente all'inizio. La legge 190 ne ha dato una prima, ha legiferato per la prima volta, e quindi probabilmente c'è bisogno di un'azione fortissima di informazione e sensibilizzazione, cercando di dare una profondità a questo istituto, cercando di non relegarlo solamente veramente a quelle 4 righe scritte sulla legge, ma cercando di andare un po' a fondo su qual è anche la funzione politica appunto del whistleblower, di come l'avevamo interpretato un po' prima. C'è poi un problema di estrema frammentazione del quadro normativo, ma questo è un problema generale, insomma, che non riguarda solo il whistleblower, riguarda tutti. Io ho cercato di sintetizzare 8 punti su cui probabilmente l'Italia si dovrebbe concentrare con grande umiltà, nel senso che sono cose che penso io e che il 50% probabilmente non hanno alcun valore, alcun senso, però le pongo all'attenzione come elemento, diciamo, di una prima discussione, insomma. La prima cosa da fare è ridurre la paura di ritorsione a seguito delle segnalazioni. La legge 190 già fa qualcosa e si farà sempre di più e meglio, però, e proprio grazie alla 190 sono state adottate le prime policy di whistleblowing che anche noi abbiamo in qualche maniera, tra virgolette, sponsorizzato, soprattutto le ASL,
hanno, diciamo, prese in considerazione, sono strumenti molto importanti in cui in qualche maniera si definiscono le regole di gioco, l'ingaggio della whistleblowing, per cui si spiega come devono essere fatte le segnalazioni, che esito, cioè che tipo di lavoro viene fatto con queste segnalazioni. Soprattutto che tipo di tutela viene garantita al whistleblower, al segnalatore. Quindi siamo già in una dinamica positiva, bisogna fare chiaramente molto di più sulla riduzione delle ritorsioni. La cosa importante, che dico al secondo punto, è garantire effettività alle sanzioni nel caso che la segnalazione porti alla scoperta effettivamente di una condotta illecita. Se un segnalatore, un whistleblower, si accorge che la sua segnalazione, seppur fondata, non è stata presa in considerazione, l'istituto praticamente in quell'amministrazione muore, detto molto semplicemente. Perché poi le persone vedono quello che succede, non è che si lasciano, insomma, abbindolare dalle promesse. Terzo punto, garantire un accompagnamento competente. Io spero un giorno che esista una PCAV, cioè un Public Concern Network, anche in Italia. Perché? Perché il dilemma etico che si deve gestire il potenziale segnalatore, il potenziale whistleblower, è un dilemma molto pesante. L'abbiamo provato a descrivere varie volte, ma finché uno non si trova dentro, probabilmente non capisce effettivamente che cosa significa, perché, come dicevamo, nello schema del parresiasta esiste un reale pericolo per la propria vita o per la propria professione, poi dipende anche dai contesti dove uno vive. Quindi anche mi auguro che esista prima o poi un accompagnamento competente. Di pochi giorni fa la notizia che Transparency International ha aperto un sito, diciamo, in cui appunto i potenziali segnalatori possono essere accompagnati in questo percorso, appunto, di sviluppare la motivazione a segnalare. Lo trovate appunto sul sito di Transparency International, ne hanno parlato un po', qualche parlato, insomma, io l'ho anche twittata questa notizia, sicuramente va in questa direzione. Poi, quarto, estendere la possibilità di segnalare anche comportamenti pericolosi, perché noi abbiamo questo limite delle condotte illecite, ma se qualcuno vuole segnalare anche dei comportamenti che mettono a rischio la salute pubblica, non è, diciamo, sottoposto alla tutela dello schema previsto dalla legge 190, e questo mi sembra davvero assurdo. Alcune policy di whistleblowing ampliano questo tipo di segnalazione anche a comportamenti pericolosi. Quindi facciamolo sempre di più. Quinto, estendere la possibilità di segnalare nei confronti di tutti che loro sono chiamati ad operare scelta nell'interesse pubblico, quindi componente dirigenziale, componente politica. Non facciamo che i politici siano immuni da questa cosa, anche perché poi scatta quel problema di cui parlavamo prima, della reciprocità del controllo. Se un controllo viene percepito come non reciproco, cioè come se io sono sottoposto a controllo ma non posso controllare il controllante, il gioco, diciamo, del whistleblowing, come il gioco della trasparenza in generale, si smonta. Ok? Altro elemento è fare cultura attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione. Noi ci proviamo, diciamo, da un po' di tempo, ma non siamo i soli. Un modo per farlo in maniera molto positiva è raccontare delle storie a lieto fine. Settimo, la questione molto importante, molto sentita come importante, è il premiare il whistleblower economicamente. Io personalmente non sono d'accordo, perché in realtà siamo di fronte a un atto civico, insomma, in qualche maniera di responsabilità. Però non è un elemento importante. Se poi in Italia si decidesse di premiare economicamente il whistleblower, io l'accetterei di buon grado, perché sarebbe comunque un incentivo. Ultima cosa, le amministrazioni, quando sono troppo piccole, noi notiamo che c'è molta difficoltà, perché il whistleblower alla fine non può essere tutelato rispetto alla riservatezza in organizzazioni molto, molto piccole. Quindi, quando abbiamo comuni di 10 persone che ci lavorano, 15, 20 persone che ci lavorano, la tutela della riservatezza è praticamente impossibile. Quindi la soluzione sicuramente migliore è di consigliare la gestione delle procedure della segnalazione del whistleblowing tra più comuni, tra più amministrazioni, per fare in modo di dare effettiva tutela al whistleblower. Ok. Ultima cosa, dedicata all'avvocato Acchiardi,
perché me l'ha segnalato lei, è questa pratica, diciamo, durata per circa 3 secoli, anche di più, nella Repubblica di Venezia. Lo mettiamo proprio alla fine perché, per dare una, come dice, un colore a tutta questa discussione che stiamo facendo, e con un po' di orgoglio dicendo che questo boni l'abbiamo inventato noi, in realtà l'hanno inventato a Venezia, insomma. No, non è che l'hanno inventato. Comunque, alcune pratiche sono assolutamente sovrapponibili a quelle che noi troviamo. Alcuni interrogativi che si facevano a Venezia sono gli stessi che si fanno i responsabili di istruzione di cui abbiamo parlato, con cui abbiamo parlato, insomma, nel corso di questi anni di formazione, di confronto, perché poi alla fine è più un confronto che una formazione. Nel 1310, dopo il tentativo di colpo di Stato di Baiamonte Tiepolo, costruite a Venezia diverse bocche di leone. Ne vedete raffigurata una qui, o Bosch de Leon, non so come si dice, se magari c'è un veneziano tra i nostri partecipanti. Queste bocche di leone accettavano, insomma, all'interno di queste bocche di leone venivano inserite le denunce, quindi fogli di carta con denunce che potevano riguardare vari tipi: inadempienza alla sanità, la bestemmia, l'evasione fiscale. Erano distribuite almeno una in ogni sestiere, che è un po', diciamo, i quartieri di Venezia. Si chiamano bocche di leone perché, appunto, erano l'immagine di un muso di leone abbastanza inquietante a ricordare il leone di San Marco, simbolo dello stato veneziano. C'era questa buca nella bocca dove venivano inseriti i fogli di carta con le denunce. Ora, su termine denunce segrete, anche segrete non significa anonime, significa riservate. Ed è lo stesso schema per cui ci stiamo arrovellando noi da un paio d'anni, se le denunce devono essere anonime o riservate, che sono due cose completamente diverse. Solo i capi del sestiere, infatti, potevano accedere al retro del muro dove erano poste le varie casette. Cioè, solamente un numero molto esiguo di soggetti, questo, diciamo, lo schema è assolutamente in linea con quello dei responsabili anticorruzione, che nelle loro policy di whistleblowing stanno, come dire, aprendo queste famose mail protette, la cui password ce l'hanno solo loro. Più o meno la stessa cosa delle bocche di leone. Delle volte si trattava di delazioni prive di ogni fondamento, come spesso in Italia accade, però molte volte queste segnalazioni salvarono la sicurezza della Serenissima. L'accettazione delle denunce anonime poteva essere fatta solo se si trattava di affari di Stato molto importanti, con l'approvazione dei 5 sesti. Quindi questi si erano dati anche una procedura, una policy per la gestione delle denunce anonime, no? Nel 1387 le accuse anonime, che appunto che non rivestivano quel ruolo, diciamo, di importanza, dovevano essere, e senza, quindi senza firma dell'accusatore, senza attendibili testimoni, dovevano essere bruciate senza tenerne minimamente conto. Quindi anche in quello schema lì non venivano accettate le denunce anonime, se non per fatti estremamente importanti che mettevano veramente a rischio la Serenissima, perché anche lì c'era l'idea di metterci la faccia, insomma, però, e di tutelare la riservatezza, non l'anonimato, che sono due cose molto diverse. Nel 1542 fu decretata una legge che stabiliva che l'accettazione delle denunce solo se venivano citati almeno 3 testimoni presenti al fatto. Quindi vedete che dal 1300 al 1550 c'è una evoluzione, quindi questo istituto nel tempo continua, evolve, diciamo, va avanti. Quindi il Consiglio dei 10 applica la legge stabilita dagli avvocati dello Stato, eccetera, eccetera. È una cosa molto seria. E per quello che ho letto e che ho visto, insomma, c'è informazioni abbastanza importanti su internet. Alcune degli schemi che noi in qualche maniera abbiamo affrontato anche con i responsabili anticorruzione quando c'è stato il problema di come gestire, appunto, le procedure, le segnalazioni, ci vengono esattamente riproposte da queste bocche di leone della Repubblica di Venezia. Quindi sembra che, come il tempo, diciamo, ritorni. Questa è un'iscrizione, appunto, cioè sì, un'iscrizione posta sopra la porta dell'avvocheria di Palazzo Ducale, che ci dice, appunto, qual era anche una specie di codice etico di queste segnalazioni. Cioè, prima di ogni cosa indagate sempre scrupolosamente per stabilire la verità con giustizia e chiarezza.
Non condannate nessuno se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Quindi non fate agli altri ciò che non vorreste essere fatto a voi, insomma, che ci ricorda che cose molto diverse. L'ultima notazione, e poi chiudiamo, è che addirittura in un'opera lirica di Amilcare Ponchielli, una scena del monologo O Monumento, Barnaba, che era il protagonista, inserisce proprio in una bocca di leone una denuncia che accusa i due amanti Enzo e Laura. Insomma. Quindi, se nel 1876 Amilcare Ponchielli inserisce questo elemento all'interno di un libretto operistico, vuol dire che comunque erano pratiche abbastanza note e durate anche per molto tempo. Insomma. Ok, abbiamo finito. Io non so se volete, sentiamo anche qualche domanda. Credo che Angela un po' ho provato a rispondere. Aspetta che provo a leggerlo in maniera più attenta, anche perché prima. Quindi, stiamo dicendo su questo point siamo un po' distante da quello che prevede la 190. Esatto, sono d'accordo. Quando si parla di tutela, quali sono le azioni tangibili che la PA può mettere in campo non solo per tutelare, ma anche per favorire, secondo regole, iniziative? Queste sono, guarda, nel piano nazionale anticorruzione sono ben descritte. In realtà la 190, come hai ben potuto vedere, dice poche ma importanti cose, che in qualche maniera iniziano una strada, un percorso, ma ancora più importante è l'uscita del piano nazionale anticorruzione, quindi perché il piano nazionale in qualche maniera dice proprio quello che vorresti, le azioni tangibili che la PA può mettere in campo per tutelare. Una cosa che non dice il piano nazionale, che però ormai è una scelta fatta dall'Italia, è difficile tornare indietro. In realtà la teoria del whistleblowing dice che la segnalazione, la gestione della segnalazione, cioè chi riceve la segnalazione, si dovrebbe tenere in un luogo potenzialmente più lontano possibile da dove viene, come dire, da dove il fatto illecito si attua. Perché? Perché più sei lontano nella gestione della segnalazione, puoi garantire terzietà. Nel senso, invece, nello schema italiano, il whistleblowing interno, almeno interno alle amministrazioni pubbliche, viene fatto al responsabile anticorruzione, che comunque per le amministrazioni che non sono proprio gravi si trova in una situazione a una distanza piuttosto vicina. Insomma, può essere, tra virgolette, inserito all'interno di schemi e dinamiche di asservimento, così come può essere inserito in queste dinamiche tutta l'intera amministrazione. Quindi, se alcuni sarebbe stato meglio far gestire le segnalazioni a un organismo centrale, come avviene per esempio negli Stati Uniti, dove c'è un ufficio speciale, che è una specie di FBI centralizzato, è un ufficio federale a cui si possono fare le segnalazioni e le segnalazioni vengono gestite direttamente a livello centrale con azioni anche piuttosto intense e forti, nel senso che lì ci sono delle sanzioni molto, molto forti in caso di, appunto, di fondatezza della segnalazione. Quindi noi siamo ancora in una situazione piuttosto embrionale, la scelta comunque è stata fatta, cioè che le segnalazioni, almeno all'interno dell'amministrazione, debbano essere fatte, debbano essere curate e gestite dal responsabile anticorruzione. Roberto, non ho ben capito se la segnalazione va fatta contestualmente al superiore, all'amministrazione giudiziaria, alla Corte dei Conti. Allora, se la segnalazione, come dire, è anche una notizia di reato, il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, deve fare sia la segnalazione al proprio gerarchico superiore gerarchico, ex articolo 8, ma poi deve andare all'amministrazione giudiziaria e deve fare una denuncia, tra l'altro deve essere una scritta. Quindi questo lo prescrive la legge, è una legge appunto del codice di procedura civile. Quindi queste cose vanno fatte insieme, insomma. Contestualmente, non so se poi contestualmente o meno, insomma. Se invece non siamo all'interno di
di una notizia di reato, quindi se c'è per esempio una violazione del codice di comportamento, chiaramente questo passaggio all'amministrazione giudiziaria della Corte dei Conti non è ritenuto obbligatorio, no? E quindi si possono espletare tutte come dire, i percorsi del codice disciplinare, quindi si apre un procedimento disciplinare, se la segnalazione è fondata, chiaramente. Sì, a guardia di finanza dell'autorità amministrazione giudiziaria, ma anche i media, è considerato whistleblowing anche l'informatore che racconta quello che vede ai giornali. Non so se ci sono altre domande perché è l'1:20. Spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se parlare un'ora e mezza non è proprio così semplice. Perdonatemi se magari qualche volta sono stato estremamente prolisso e pesante. È un argomento, secondo me, di grande interesse, quindi se volete apriamo un confronto, insomma, secondo me sarebbe molto interessante anche. Io mi confronto sempre con chi sta dentro perché da dentro poi si hanno percezioni molto interessanti. Alcuni dei casi che ho costruito sono anche frutto di conversazioni molto interessanti fatte con chi sta poi dentro. Vabbè, Angela, poi Angela ci conosciamo perché abbiamo fatto in Puglia, no? Un percorso sulla trasparenza molto bello e insomma lei è stata un'attivissima partecipante. E saluto tutto quel gruppo perché sono persone sicuramente orientate secondo la nostra filosofia, insomma. No? Ok, quanto può essere controproducente che il responsabile anticorruzione dell'organizzazione sia una figura di vertice? Non è solo controproducente, dipende che significa figura di vertice. Per esempio, no? Il responsabile anticorruzione non dovrebbe essere mai qualcuno che occupa una posizione di governo esecutivo dell'amministrazione. Questo lo dice credo anche una delibera della Civita, o comunque fu anche credo, una questione sollevata all'ANAC. Quindi sicuramente non dovrebbe essere un organo di vertice in un ruolo esecutivo, cioè in qualcuno che determina le scelte all'interno dell'amministrazione. Sicuramente questo non è ben visto, diciamo. Poi, diciamo, in Italia si è fatto un po' anche di questo, insomma. L'idea è che, per esempio, nelle ASL è interessante la posizione. Siccome le ASL hanno appunto anche degli uffici ispettivi, è interessante avere il responsabile anticorruzione che sia anche a capo degli uffici ispettivi, che facilita molto da un punto di vista organizzativo il monitoraggio, l'informazione. L'importante è appunto che non sia una figura, diciamo, di vertice politico o che in qualche maniera sia molto vicino all'organismo politico, perché in realtà bisognerebbe garantire comunque una certa terzietà. La scelta fatta dal legislatore di delegare il segretario comunale era piuttosto pertinente perché il segretario comunale nella sua storia e nella sua istituzione è proprio il garante della legalità all'interno dei comuni, degli enti locali. Però purtroppo, come sapete, recentemente la riforma della PA, la recentissima riforma della PA, ha praticamente abolito questa figura facendo rientrare all'interno della dirigenza tout court, scelta insomma che è stata fatta, però secondo me quello aveva un senso, nel senso che appunto il segretario comunale aveva proprio quella funzione, il garante della legalità, chi meglio di lui poteva incarnare il ruolo di responsabile anticorruzione. Ariosto che denunciò le mazzette di previsti, me lo vado a vedere. Ok. Fino a quando non c'è uno strumento della protezione dei testimoni, non mi pare fattibile nella PA, di questo blu nella PA. Sì, siamo ancora a una fase iniziale, questo lo dobbiamo ammettere, anche se ti assicuro che nelle poche, o anche si stanno estendendo, nelle poche situazioni in cui si stanno adottando degli strumenti, quelli proprio che dici tu, le cosiddette policy di whistleblowing. Ti assicuro che comincia ad avere una sua importanza questo istituto. Noi, credo 6 o 7 mesi fa, facemmo un webinar in cui invitammo proprio 4 ASL che avevano adottato le prime policy di whistleblowing e ragionammo appunto su questo, sulle difficoltà, insomma, ma anche
sull'importanza di questo strumento. Se vuoi, puoi andarti a risentire quel webinar. Tra l'altro c'è l'avvocato Acchiardi, che era uno dei protagonisti di quel webinar. Puoi chiedere anche direttamente a lei, insomma, se lei è disponibile. Ok, io vi saluto, vi auguro una buona settimana. Noi credo che ci ritroviamo alla fine di novembre per un altro webinar sulla trasparenza.